parte, mi diceva che fate parte di una delle prime prove di Settimo San Pietro. Più o meno in che anno, si ricorda? Negli anni 60. Negli 60, quindi uno dei primi. Come erano i costumi dei due componenti, insomma, della parrocchia? Costumi tradizionali, sagonè da bordaro, camicia peredegana, poi l'abito da sposa. Quindi, ma erano costumi anche originali? Diciamo da sposa perché erano dei ricchi, perché gli altri mettevano sociale seda. Che era comunque prezioso. Prezioso lo stesso, sì, sì. Ed erano sia ricostruiti su modelli antichi? No, quelli no. Sociale seda non fa costruirlo, non lo trovano. Quindi era proprio antico. Antico, antico, sì. E partecipavate alle sagre? Sì. A Sant'Efisio, Sassari e Nuoro c'era. Capito. E lei che costume ha indossato? A Peradegana. Peradegana come? Ce lo descrive? C'è la gonna di Abodrau, o tutto in rosso, o a Tantus, si dice. E Tantus qual è? Sì, è a gruppi di blu e rosso. Quindi si vede sia il blu che il rosso, rosso nelle pieghe? Sì. Poi Sagamisa Peradegana. Che è molto particolare. Molto particolare, che adesso non la fanno quasi più. Come si fa? So che è molto difficile da preparare. È come Susonetto. Mm. Prima si allunga qua con l'ambito e poi si gira a sonetto. Si fanno tante pieghe. Tante pieghe, sì. Sia verticali che orizzontali. Orizzontali. Sì. Ed è sinamida, ma è difficile da preparare. Eh sì, vuole preparata almeno 15 giorni. Perché prima la mettevano a asciugare al sole, si annamilava, si faceva il sonetto e poi si metteva al sole. Anche per 15 giorni? Per 15 giorni, sì. Perfetto. E in questo caso si lasciavano le maniche della camicia libere, sì. E si indossava cosa? Su osso. Su osso si metteva con la camicia. Che poteva essere in quale tessuto su osso? In velluto o in broccato. E poi in testa che cosa portava? In testa il fazzoletto oppure il sociale seda. Un sociale seda ce l'ho su giponi per essere completo. Sì. Sempre di seta, quindi abbinato? Abbinato a grembiule, su giponi e sociale. E poi su giponi questo di seta è comunque molto ricco? Sì, è a bufalo. Come si usava, si porta la camicia fuori dalla manica perché è ricamata, sì. Quindi si deve intravedere il polsino. Il polsino ricamato. Ho capito. Sempre restando sul costume di seta, quindi la gonna era sempre di Abodrau. Sì. Che cos'altro si aggiungeva sulla gonna? No, sulla gonna, il grembiule, sul gippone. Grembiule di seta? Di seta, sì, uguale. Se era, perché quello di Settimo è sul, diciamo, non è bordeaux, cosa posso dire, un po' quello, perché c'è anche il verde, ma non è di Settimo il verde, colore musco, una lampa. Invece da noi è viola. È viola, sì. Quindi lei ha indossato soprattutto il costume invece a Peradegana. A Peradegana e qualche... circostanza ho messo anche lo sciale che mi hanno prestato. Ho capito. Sì. Poi che altri accessori, ad esempio i fazzoletti che mettevano in testa? Il fazzoletto, c'era un fazzoletto che si chiamava su Muncadoria e Antico Manu, che si metteva poco quello. Com'era? Di solito di che colore? Sul marron, a fiori, con i fiori, con la frangia. E si piegava sempre a triangolo. Sì, sì, a triangolo. Sì. Sotto questo muncadore cosa? No, sotto lo sciale, una su sciale seda, si metteva un fazzoletto bianco. E invece sotto questo muncadore in mano? Quasi sempre fazzoletto basta. Bianco? Sì. Come era più piccolo? Sì, era più piccolo. Era diverso, era... non so come si chiamava allora, lo chiamavo di cotone forse. Senta, invece l'abito da sposa di cui parlava prima, proprio quelli diciamo antichi che usavano le vestiti di velluto. Sì? Com'era?
Il fazzoletto bianco, un bicchiere di pizzo, il velo di pizzo, la camicia su ciponi nero, con lettrine color oro, poi la gonna era metà broccato e metà di velluto. Ho capito, la parte e il fazzoletto lo stesso, sì. Il grembiule, scusa. Il grembiule. Le scarpe? Le scarpe c'è, a chi le metteva uguale. Essi più eleganti, quindi avevano anche le scarpe imbroccate, sì. Ascolti, questo è l'abito da sposa, ma invece in altre occasioni, anche altre occasioni, oltre matrimonio, c'erano quelle ad esempio della vedovanza, come si vestivano le vedove? Cosa cambiava? Mettevano questo fazzoletto grande, marrone, se no nero. Il del marito, nero? Sì, su ciponi oscuro, o marrone o nero, dipende dalla persona. Il grembiule? Il grembiule lo stesso, tutto scuro, sì. La gonna come cambia? La gonna a s'entreverata, se non vada. Come sarebbe s'entreverata? Si vedeva il rosso e il blu come camminava, più il blu che il rosso. Quindi le pieghe erano più blu che rosse, rosso, per sì. Essere sempre abbastanza scure. Sì. Tornando invece alle occasioni in cui, ad esempio, lei ha partecipato con la Proloco, mi diceva sempre il fisio, poi la cavalcata. La cavalcata, poi a Sorredentore. A Sorredentore, e poi mi stava dicendo anche in un'altra occasione. La festa dell'uva, che si faceva a Cagliari. In che periodo? Verso settembre, penso. Periodo della vendemmia. Della vendemmia, sì. E in cosa consisteva questa festa? Sì, ci dava l'ente del turismo l'uva, noi si doveva prendere sopra il carro, che aveva la tettoia come quando si va a vendimare. Noi eravamo dentro il tinello, in salina. Comunque vestiti in costume. Sì, sì. In costume non dovevamo avere oro. C'era solo il costume, sì. Il costume, diciamo, più di contadina. Da lavoro. Da lavoro, per questo sì. Non era il caso di indossare di lo sa. E poi quest'uva la davamo agli ospiti che c'erano, ai turisti, sì. Venivano anche bambini in queste occasioni? Sì, sì. Come si vestivano i bambini in queste occasioni? Come le altre feste. Come uguale, noi, sì, sì. Erano uguale. Solo piccoli questi altri. Le camicia, il corpetto, senza le mutande, diciamo, a bufolo e poi sa grazza. Questi maschietti. Maschietti. Le femminucce erano un abito? No, no, uguale. La femminuccia era uguale a quelle grandi, sì. Perfetto, la ringrazio.